hanno lavorato per 5 giorni senza sosta tra la neve e le macerie per riuscire a salvare le persone rimaste intrappolate nell'hotel Rigopiano, travolto dalla valanga di neve. Sono i vigili del fuoco della Toscana impegnati da mesi con 1.600 uomini e mezzi di soccorso, sia sul fronte dell'emergenza terremoto che sulla criticità dovuta dalla neve in centro Italia. Per il loro instancabile lavoro, il Consiglio regionale della Toscana ha voluto conferire al Corpo dei Vigili del Fuoco il gonfalone d'argento, massimo riconoscimento dell'Assemblea Toscana. Vuole essere complessivamente un riconoscimento dato a tutti i vigili del fuoco, sia chi ha avuto l'attenzione della cronaca, sia chi invece ha vissuto turni in cui questo non è avvenuto, ma con altrettanta fatica, con altrettanta competenza e impegno hanno dato tutti se stesso in aiuto degli altri, in aiuto a chi in quel momento era in situazione di bisogno, sia sul terremoto sia a Rigopiano. Sì, è un riconoscimento molto importante per tutti i vigili del fuoco della Toscana, che il numero è elevatissimo, stiamo parlando di 1.600 persone da tutto dal 24 di agosto, che sono, come dire, a turni alterni andati sul posto. Il salvataggio dei bambini dall'hotel di Rigopiano hanno fatto il giro del mondo, come quello delle macerie dopo il terremoto di Amatrice e Norcia, e rimarranno impresse per sempre nei nostri occhi, anche perché in quelle immagini si vede la tenacia e la forza di volontà del Corpo dei Vigili del Fuoco. Sabato 11 febbraio si è svolta in tutta Italia la 17ª edizione della giornata di raccolta del farmaco, che ha interessato 101 province. Presso oltre 3.600 farmacie, i cittadini hanno potuto acquistare uno o più medicinali da banco da donare ai più poveri, anche grazie all'assistenza dei 14.000 volontari di Banco Farmaceutico. Un bilancio importante, quello registrato nella giornata di sabato, con 329.700 confezioni di farmaci raccolte a livello nazionale, per un controvalore pari a oltre 1.900.000 euro. 4.973 sono stati poi nello specifico i farmaci raccolti presso le farmacie di Firenze e provincia. I farmaci acquistati saranno poi consegnati direttamente agli enti convenzionati con la fondazione Banco Farmaceutico Onlus. Basti pensare che in 3 anni la richiesta di farmaci da parte di tali enti è salita del 16% a fronte del costante aumento degli indigenti assistiti. Snocciolando qualche numero, sono stati infatti 557.000 le persone aiutate, circa il 12% della popolazione povera in Italia. Un problema infatti, quello della povertà sanitaria, in continuo aumento nel nostro paese. Basti pensare che oltre 12 milioni di italiani hanno dovuto limitare il numero di visite mediche per cause economiche. 50 anni fa si sono giurati amore eterno e mezzo secolo dopo, mano nella mano come allora, hanno invaso il Salone dei 500 di Palazzo Vecchio a Firenze per festeggiare le loro nozze d'oro nel giorno degli innamorati, quello di San Valentino. E innamorate lo sono davvero ancora tanto le 1.152 coppie di sposi del 1967, accolte insieme ai parenti dal sindaco Dario Nardella, che ha definito gli sposi in platea dei veri rivoluzionari. Sorrisi, applausi e qualche lacrima quando il tempo è tornato indietro al ritmo di Cuore Matto e Bandiera Gialla, alla successi di quel lontano 1967 riproposti in un video a Marcord, poi foto di rito con il sindaco, selfie di gruppo, pergamena di ricordo e pronta risposta alla domanda sul segreto dell'amore longevo. Non ci sono segreti, basta andare d'accordo. Andare d'accordo sicuramente è comprensione reciproca e dialogo. Quando c'è una discussione, uno parla, ragiona, punti di vista diversi, quello secondo me unisce molto. Il volersi bene, rispettarsi e volersi bene. E tanto amore. Un amore lungo mezzo secolo che per le coppie del 1967 in festa a Palazzo Vecchio è oggi di esempio e di buon auspicio per i giovani del 2017. Se vanno d'accordo la felicità in famiglia, tutto si sopporta. Sì, ci vuole tanta felicità e tanto amore e tanta costanza e tanta pazienza. Gli manca il lavoro, gli manca tante cose che magari noi nel nostro piccolo non ci sono mancate. Però quindi gli faccio i migliori auguri perché la società riesca a far fronte alle necessità odierne. Auguri ai giovani.